Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Buongiorno generale, bentornato. Buongiorno, buongiorno a chi ci guarda e ci ascolta. Salve. Buongiorno. Allora, generale, eccoci qua. Parlerei, inizierei con il chiederle, insomma, qualcosa relativo appunto all'Ucraina, poi magari anche due cosette su Israele e magari anche sulle elezioni europee, perché ho visto, insomma, le parole di Calenda, che ha annunciato, insomma, che la candidano alle europee, quindi questa è una notizia interessante da commentare. Allora, partiamo dall'Ucraina. Dal punto di vista delle operazioni sul terreno, mi sembra che la situazione continui a essere sostanzialmente statica. Le truppe russe hanno preso l'iniziativa, ma è un'iniziativa che non sta portando a dei grandi mutamenti sul terreno, qualche centinaio di metri, un paio di chilometri, pagati a carissimo prezzo, peraltro. E quindi da questo punto di vista mi sembra di poter dire che l'iniziativa russa in qualche modo viene efficacemente frenata dalle truppe ucraine, sempre con questa grandissima difficoltà del reperimento del munizionamento e dei sistemi d'arma, perché c'è stata una carenza di forniture negli ultimi tempi dovuto più che a un problema di carattere politico, lasciamo perdere quello che sta accadendo al Senato americano, al fatto che la produzione dei sistemi d'arma, la produzione delle munizioni è un qualche cosa che sta andando avanti, ma con una certa difficoltà per motivazioni di carattere pratico, una catena di montaggio per proiettili da 155 mm non si improvvisa dall'oggi al domani, bisogna fare investimenti, ma al di là degli investimenti che sono stati garantiti dall'Unione Europea con le ultimissime decisioni, al di là di questo posso avere i quattrini, ma devo avere anche qualcosa da comprare con questi quattrini. Il macchinario, tutta l'attrezzatura per la produzione non si trova alla standa, non è che uno va al supermercato e se la compra. Bisogna avviare tutta una serie di attività che daranno risultati nel tempo. Ora, i russi hanno la possibilità di rifornirsi presso fornitori dell'Estremo Oriente, la Corea del Nord non ha fatto mistero delle sue forniture, anche se da quello che si riesce a capire da qualche chiacchiera, la qualità di queste forniture non è eccelsa, ma sapete, anche se un proiettile non esplode, se ti casca in testa, sempre ti fa male, eh? Quindi il problema si pone. Ora, il caso delle po ultime parole del Papa, io credo che valga la pena di essere commentato, perché da quello che io ho potuto apprendere, e correggetemi se sbaglio, questa intervista venne effettuata 2 o 3 settimane fa. Dopodiché Ne è uscito solo un pezzettino, non è uscita ancora completa. Dalla è TV uscita svizzera, dopo credo. 27 giorni, cioè non è uscita nell'immediato. Allora, non mi potete dire, non mi possono dire, è stata una cattiva interpretazione, è stata una serie di frasi che sono state mal interpretate, perché se io rilascio un'intervista, se io a un certo livello rilascio un'intervista e ho 2 settimane di tempo per controllarla, vado a vedermela. E se c'è qualche cosa che può non essere chiaro al pubblico, lo correggo, e se non lo correggo vuol dire che la penso così. Si Devo riferisce, dire che immagino, al termine utilizzato della bandiera bianca, che è stato quello che ha fatto arrabbiare molto, insomma. quello è, se vogliamo, l'aspetto più così, superficiale. Il punto fondamentale è che il Papa continua a sostenere che l'Ucraina deve accettare
il compromesso con la Russia, che vuol dire accettare che la Russia si sia ingoiata un pezzo del suo territorio. E questo contrariamente a qualsiasi principio del diritto internazionale, a prescindere dalle motivazioni. Quindi da questo punto di vista io ho la massima comprensione per Paroline, per tutta la sala stampa del Vaticano, per le acrobazie che hanno fatto in queste ore per cercare in qualche modo di spiegare in modo che fosse non eccessivamente sbilanciato le parole del Papa. Purtroppo è un atteggiamento quello di Papa Francesco, che è guidato dalle sue convinzioni, e lui lo è molto coerente in questo. Per lui chi costruisce le armi costruisce la morte. Peccato che questo valga soltanto per i produttori occidentali, non valga per i produttori dall'altra parte, ma questo è un piccolo dettaglio. Io qualche giorno fa ho visto una splendida prima pagina dell'Avvenire, il quotidiano si rifà al cattolicesimo, ovviamente, allora, dove il titolo di testa su tutta la pagina riguardava appunto l'esecrazione per chi produce le armi. Immediatamente sotto un riquadro con tanto di fotografia: Putin accende la miccia in Macedonia. Ah, regà, siate coerenti. Quantomeno non mettetelo in prima pagina. Se volete schierarvi, non mettetelo in prima pagina. E se lo mettete in prima pagina, vuol dire che forse qualche riflessione dovreste farla. Queste sono le mie riflessioni al momento. No, invece c'era un'altra questione, secondo me, da analizzare, che è quella delle parole di Macron di qualche, ormai una decina di giorni fa, una settimana. Macron, io l'ho etichettate queste parole come una espressione volta all'opinione pubblica francese per in qualche modo ricostruire una sua immagine, vista la precaria posizione politica che ormai occupa, che chiaramente deve in qualche modo ridare al popolo francese l'iniziativa, e dimostrando che la Francia è una potenza che ha capacità globali e capacità anche politiche globali. È un, diciamo, un atteggiamento che la Francia ha tenuto storicamente da sempre. Io non credo che ci sia altro, anche perché una frase del genere detta da un capo di Stato di un paese della NATO, senza che sia stata in qualche modo preannunciata, non dico concordata, con gli altri membri dell'Alleanza Atlantica, mi sembra uno svarione non da poco. Bene, poi c'è la questione anche delle intercettazioni relative alla Germania, dove un generale tedesco, insomma, parlava della possibilità di inviare i missili Taurus, cosa che Scholz aveva escluso qualche giorno prima, insomma, mettendo un po' in imbarazzo il cancelliere tedesco, visto che in queste intercettazioni si parlava, insomma, del non pericolo, ecco, per soldati tedeschi, e la non necessità poi di inviarli, come aveva detto in realtà Scholz. Quindi, secondo lei, questa situazione cosa comporterà, se alla fine magari si potrebbe sbloccare la situazione proprio in risposta, no, a questa debolezza che ha avuto Scholz, magari per rispondere a questa cosa alla fine li manderanno, anche perché poi la Germania è il paese che sta sostenendo di più in Europa l'Ucraina. Sì, c'è da dire che la situazione politica interna tedesca è una situazione abbastanza complessa. Noi abbiamo questo governo molto ampio, dove ci sono anime molto diverse, tant'è che qualche giorno fa c'era stata una mozione in Parlamento che faceva esplicito riferimento alla necessità di concedere questo tipo di munizionamento, questo tipo di sistemi d'arma all'Ucraina, e per l'opposizione dei Verdi hanno dovuto togliere il riferimento al nome del sistema d'arma, parlando in generale della necessità di continuare a supportare l'Ucraina. Io proprio ieri ero al Konrad Adenauer Stiftung qui di Roma,
a parlare sui temi della difesa europea, abbiamo anche accennato ai problemi relativi alla situazione politica interna in Germania. Probabilmente sapete che la CAS, la Konrad Adenauer Stiftung, è il think tank della CDU, dei democristiani, e quindi dell'opposizione. Ed è chiaro che diciamo qualche parola sulla mancanza di coerenza all'interno dell'attuale compagine governativa c'è stata. Questi governi di coalizione chiaramente hanno sempre un punto debole nel fatto che non tutti sono d'accordo su tutto e quindi bisogna necessariamente giungere a compromessi. In questo caso il compromesso è stato quello di non nominare il Taurus. Ora, per chi non lo sapesse, il Taurus non è altro che l'equivalente tedesco dello Scalp, dell'altro missile che invece i francesi e gli inglesi hanno dato agli ucraini e che tanto male ha fatto soprattutto alle forze navali russe. Non è che sia l'arma del miracolo, è semplicemente un altro sistema autopropulso che viene lanciato dal Tornado, che il Tornado è la macchina d'elezione, ma chiaramente può essere adattato anche ad altri sistemi, come è stato adattato appunto il sistema franco-inglese, e anche italiano, ce l'abbiamo anche noi. E questo sistema diciamo, aumenterebbe la vulnerabilità dei sistemi d'arma e dei depositi di munizione russi in modo tale da diminuire la pressione sul fronte. Io credo che prima o poi ci si arriverà perché, ripeto, non è un sistema d'arma nuovo, non diamo una capacità nuova all'Ucraina, diamo semplicemente un'arma di un'altra produzione, ma che ha le stesse caratteristiche di una che gli abbiamo già dato, provenendo da altri paesi. Io, se posso, le volevo chiedere una cosa di cui abbiamo parlato in questi giorni con una giornalista che è stata anche di recente in Ucraina, ma già era andata l'anno scorso, e parlavamo della questione del malcontento dei soldati sulla questione della turnazione di coloro che sono al fronte, e in particolare del fatto che in realtà non tutti i giovani ucraini stanno combattendo, e quindi che quelle persone che sono al fronte, oltre a essere stanche perché sono da 2 anni lì, quindi non riescono a vedere la famiglia e tutte le problematiche che ci sono, è come se si creasse una sorta di conflitto interno tra i giovani che non combattono e invece quelli che sono al fronte, e quindi chiedono un'ulteriore mobilitazione per poter permettere anche a chi sta già lì da 2 anni di poter tornare parzialmente per un periodo di tempo a casa. Lei cosa ne pensa di questo? Cioè, effettivamente c'è questo problema? No, questo è un problema, diciamo, strutturale di tutte le democrazie. È chiaro che in una situazione di conflitto, visto che c'è la possibilità di esprimere i propri desideri, le proprie opinioni, questo io credo che sia assolutamente fisiologico. È chiaro che quando il malcontento si espande, diventa più ampio, i risultati se ne vedono pochi o non se ne vedono, è chiaro che questo può diventare un problema proprio per la coesione interna del paese. Questo problema non si pone per le autocrazie, ovviamente. I ragazzi vengono presi, vengono spediti al fronte, vai avanti finché non ti becchi una pallottola, e quindi questo tipo di meccanismo di psicologia sociale non lo possiamo vedere in Russia, anche se storicamente sappiamo che le cose possono andare avanti in questo modo, non dico indefinitamente, ma per un periodo di tempo molto lungo. Guardiamo quello che è successo durante la Prima Guerra Mondiale, guardiamo nel 1917 quello che è accaduto sul fronte russo. Per cui io credo che anche Putin debba considerare dei problemi di consenso in un certo senso da parte dei ragazzi e delle ragazze che manda al fronte. Non so, tra l'altro, se mandano anche delle donne al fronte, questo non lo so. Però io credo che sia una considerazione che anche in un regime autoritario, autocratico come quello,
non possa essere completamente trascurato. Certo, quindi comunque in un modo o nell'altro dovrebbe farne i conti, per quanto poi, diciamo, non si possa esprimere esplicitamente un dissenso senza avere ulteriori conseguenze, che poi appunto la caratteristica russa, ad esempio. Assolutamente sì. Chi era la giornalista con cui hai parlato? Cecilia Sala. Ah, Cecilia, sì, molto brava. Sì, sì, sì. Sì, è stata ospite qualche giorno fa, quindi per questo parlavamo di questa situazione qui, e ho detto magari è bene parlarne perché è interessante effettivamente come situazione, soprattutto sperando che in prospettiva il conflitto magari si protragga il meno possibile, perché altrimenti c'è il rischio che poi una rottura, diciamo, sociale, per così dire, si debba fare in qualche modo, cioè una mobilitazione da una parte, oppure continuare a lasciare le stesse persone da 2 anni al fronte. Certo. Generale, io vorrei tornare un attimo sul discorso supporto di munizioni, di armamenti, perché lei giustamente ha ricordato il pacchetto americano da 60 miliardi bloccato alla Camera dai repubblicani dopo che era stato approvato al Senato, dove c'è la maggioranza democratica. Gli americani sono riusciti ad approvare un mini pacchetto da 300 milioni che avevano, insomma, in riserva, diciamo, che però giustamente è stato detto dagli stessi funzionari americani che non potrà garantire per molto, insomma, agli ucraini di continuare a sparare, è stato usato questo termine. Mentre l'Europa proprio tra ieri e oggi ha approvato altri 5 miliardi di euro di aiuti militari. Cioè, mi sembra che rispetto al passato si sia invertita un po'. L'Europa finalmente con un po' di ritardo ha capito che deve tornare ad investire sulla propria difesa, mentre gli Stati Uniti, presi dal tema delle elezioni, ho paura che stiano facendo non un passo indietro per volontà dei democratici, ma perché appunto attraverso la campagna elettorale i repubblicani possono giocare su questa vicenda, probabilmente per portare a casa un po' di voti, non sulla questione ucraina, che non smuove secondo me chissà quanto, ma sulla questione immigrazione, no? Dove invece lì si smuovono parecchi voti, ecco. Però in tutto ciò cosa può succedere sul lungo periodo se gli americani non sbloccano questi aiuti? Se gli americani non proprio questi aiuti, è chiaro che la posizione ucraina si fa molto molto difficile. Ora, io non so per quanto tempo il chairman della Camera dei rappresentanti possa continuare a diciamo, ostacolare questo voto, perché ora io non conosco nel dettaglio le procedure, però il chairman della Camera ha la facoltà di mettere all'ordine del giorno un provvedimento o di non metterlo, ed è quello che lui sta sfruttando, seguendo le direttive più o meno esplicite che gli vengono da Trump che peraltro sta dimostrando ulteriori elementi di poca coerenza. Ieri è passata la norma alla Camera dei rappresentanti, passata la norma relativa a TikTok, non so se l'avete seguita, sì. Molto interessante, perché Trump aveva dato direttive di bloccare questa norma e i repubblicani della Camera hanno disatteso questa direttiva. Molto interessante questo aspetto. Adesso vediamo cosa succederà al Senato. Ma è chiaramente un elemento che dovrebbe farci riflettere sulle dinamiche interne americane, che purtroppo ci condizionano, ci condizionano in modo determinante. Permettetemi un grido di dolore, l'Europa ieri appunto ha approvato un nuovo pacchetto, i tempi sono stati quelli che sono stati. I tempi che ci vorranno per la concretizzazione di questo pacchetto sono molto lunghi anche questi. L'Europa si deve svegliare a livello decisionale con molta più rapidità, ci deve essere una qualche forma di procedura di decisione che in qualche modo sia meno vincolata da questi defatiganti sforzi per
conseguire una qualche unanimità che poi alla fine è quella che ci paralizza. Io qui pensavo a un problema politico, anche di comunicazione, ne parlavo anche ieri con altri ospiti. Da un punto di vista politico, a livello nazionale anche, è difficile spiegare agli elettori, insomma ai cittadini, guardate che dobbiamo investire nella difesa, dobbiamo investire in armamenti, ecco, perché poi arriva sempre la solita argomentazione, basta la politica del riarmo, dobbiamo investire nella sanità, nella scuola, nel lavoro, non nelle armi, non nella guerra. Mi rendo conto che il discorso è molto difficile da fare recepire dal grande pubblico. Il punto fondamentale, che è, diciamo, un punto di principio, ricordiamoci che per avere una vita civile ordinata, con disponibilità di servizi, con disponibilità di strumenti per il sociale, bisogna vivere in un mondo sicuro. Se il mondo non è sicuro, tutto questo si evapora, si vanifica nell'arco di pochissimo tempo. Quindi tutte le spese per la sanità, per la coesione sociale sarebbero a un rischio inaccettabile. La storia ci dice che questo rischio purtroppo è un rischio ineluttabile. E questo è il discorso che io credo sia necessario far passare al grande pubblico. Mi rendo conto che è un discorso poco popolare, ma non è accarezzando il gatto per il verso del suo pelo che si risolvono i problemi. Al contrario, bisogna mettere l'opinione pubblica e gli elettori di fronte alle conseguenze delle scelte che vengono prese, conseguenze che possono anche essere sgradevoli. Non è un caso forse che diversi partiti stiano scegliendo, insomma, di proporre anche per le prossime elezioni europee, che saranno decisive, a mio avviso, figure militari o comunque che hanno fatto parte, insomma, del comparto militare, come nel suo caso. Poi vabbè, pensavo anche all'altro generale di cui provo molta meno stima rispetto a lei, al generale Vannacci, ecco, che forse si candiderà con la Lega. Insomma, vi ritroverete avversari sotto questo punto di vista. C'è stato questo siparietto l'altra sera a Di Martedì. Devo dire che, al di là della simpatia e antipatia nei confronti dei due contendenti, cioè, a un certo punto ho provato un po' di tenerezza e un po' di pena per Vannacci, che non sapeva più di cosa rispondere di fronte a certe domande. Il giudizio non lo do perché l'ha già dato la storia. Ma se tu non dai il giudizio sul fascismo, ragazzo, qualche problemino ce l'hai. Direi. Direi di sì. No, perché non è difficile dirlo, insomma. Cioè, invece per qualcuno è molto difficile dirlo. No, infatti, però la cosa che mi fa sorridere è che è difficile dirlo, però poi quando si accusano di essere, magari, insomma, di avere pensieri legati al passato, dicono di no. E quindi sulla sua candidatura ci può dire qualcosa in più? No, Carlo mi ha chiesto se ero disponibile per candidarmi. Io ho tutta una serie di problemi miei, anche molto seri. Ho anche la mia età, io ho 77 anni, ragazzi, non vorrei rovinarmi gli ultimi anni di vita, però è chiaro che mi rendo conto che può servire sia al partito Azione che ci sia un personaggio come me, e sia io credo di poter dare un buon contributo all'elaborazione delle politiche, non solo quelle militari, ma quelle in generale internazionali, per cui sono disponibile a questa candidatura. Devo dire che l'atteggiamento che io ho in una circostanza del genere è che comunque vada io vinco, perché se
Vengo eletto, sono contento e vado a fare il mio dovere al Parlamento europeo. Se non vinco, continuo a cercare di fare la mia vita nel modo migliore possibile. Bene. Assolutamente. Senta, invece spostandoci un attimino sul Medio Oriente, abbiamo insomma assistito in questi giorni a nuovi tentativi di accordi che purtroppo non sono arrivati. Adesso è iniziato anche il Ramadan, continua insomma l'azione militare di Israele, continuano a morire civili. Gli americani stanno provando ad aumentare anche gli sforzi per quanto riguarda gli aiuti umanitari attraverso anche il lancio di rifornimenti dal cielo. Cosa ci dobbiamo aspettare quando arriverà questa invasione a Rafah, che Netanyahu ormai sta annunciando da diverso tempo? E soprattutto a questo punto la faccio anche a lei la domanda come ho fatto a Renzi: non c'è un po' di ipocrisia dell'Occidente nel non sanzionare Israele? Ma sa, parlare di ipocrisia, è chiaro che l'atteggiamento del governo israeliano di Netanyahu e della sua compagine governativa è qualcosa che francamente è difficile da accettare, anzi personalmente lo trovo inaccettabile, ma lo trovo inaccettabile al di là dell'aspetto etico, anche per gli aspetti puramente pratici, cioè io non vedo una possibile uscita, una via d'uscita per il medio-lungo termine da questa avventura di Netanyahu e del suo governo. Quello che sta accadendo è oggettivamente non accettabile. Le pressioni che il governo americano sta facendo su Israele sono sicuramente molto pesanti. Non dimentichiamoci che certe sanzioni già ci sono perché la stragrande maggioranza dei paesi europei con le loro leggi nazionali hanno chiuso i rubinetti per le forniture a Israele. Noi non è che dessimo un granché, ma anche questo è stato chiuso giusto una settimana è stato chiuso tutto quanto. L'Olanda che fornisce l'assistenza per i motori per gli F-35 ha smesso di fornire i pezzi di ricambio. Quindi diciamo che qualche segnale in questo senso c'è e se gli americani, se Biden veramente decide di chiudere i rubinetti, a questo punto la situazione del governo israeliano diventa molto difficile. Forse non tanto dal punto di vista pratico, perché certamente l'esercito israeliano ha la possibilità di continuare con le cose di cui dispone ancora per un certo periodo di tempo, ma dal punto di vista politico io credo che sarebbe un atto politico di straordinaria rilevanza. È chiaro che tutto questo, purtroppo, anche questo è un po' ostaggio delle elezioni americane prossime, perché determinati ambienti spingono in un senso e altri spingono in un altro senso. E quindi, al di là dei contenuti delle decisioni politiche, quello che alla fine diventa importante è che effetto ha sull'elettore americano. Può sembrare un po' riduttivo e magari anche un po' cinico, però purtroppo è la realtà dei fatti, inutile nasconderselo. L'unica cosa che dobbiamo augurarci è che questo stillicidio di pressioni faccia effetto quantomeno per far ripensare a Netanyahu le sue politiche, peraltro lui è ben consapevole che nel momento in cui ci fosse una fine di questa operazione, anche lui va a casa. No, certo, assolutamente. Però la cosa che mi fa pensare, in base anche alle notizie che leggiamo, è ad esempio l'organizzazione che stanno attuando tantissimi stati, anche gli Stati Uniti, che ha proposto di fare un piccolo porto per la questione degli aiuti umanitari. E lì appunto sembrerebbe che ci siano diverse problematiche sull'arrivo di questi aiuti, però appunto il modo migliore teoricamente da quello che leggiamo sarebbe via terra e lì ci sono delle problematiche anche da parte di Israele, da quel che ho capito non fa proprio entrare camion.
Sì, ma vedi, il problema è non soltanto far arrivare, ma distribuire. Credo che siano due aspetti assolutamente ineludibili e che devono essere considerati entrambi. Fare arrivare anche via mare con questa specie di porto artificiale molto bene, dopodiché nel territorio di Gaza, che non è piccolissimo, cioè è una striscia, d'accordo, ma non è che si mette il bancone con la distribuzione dei pacchi. Bisogna fare arrivare a popolazioni che sono disperse su questo territorio, non hanno una grande possibilità di muoversi, e quindi bisogna procedere a una distribuzione in un ambiente dove non c'è dubbio che le milizie gaziane possono anche avere dei atteggiamenti tali da interferire, insomma. Hamas l'ha dimostrato ampiamente in queste settimane, in questi mesi, che gli aiuti che arrivavano prima si avvicinava a lei e poi quello che avanzava al popolo. No, no, certo, perché il mio dubbio era più che altro perché creare il porto, creare questi mezzi alternativi, se magari si può riuscire ad agire su Israele, cioè nel senso convincerli magari ad organizzare o a cercare un altro modo per gestire gli aiuti. Certo, sicuramente non è facile, perché come diceva lei ci sono una serie di elementi, l'attacco, l'assalto, quindi sicuramente è difficile, quindi su questo non ci piove. Era questo passaggio che mi mancava, ecco. Bene. Grazie mille, generale, la lasciamo andare e le auguriamo, insomma, buon lavoro ovviamente e in bocca al lupo. Grazie, ci rivediamo mille. Presto. Buon lavoro a voi. Grazie, buona giornata. Arrivederci.